Ragazze, nuovo video, vi faccio vedere come faccio le sopracciglia in 2, 5 e 10 minuti. Ho scelto questi tempi un pochino perché per me 2 minuti sono il minimo indispensabile, in quanto sapete che io ho poche sopracciglia. È ancora un mistero da risolvere, nel senso che quando avevo tipo 10 anni avevo più sopracciglia di adesso. Non mi ricordo di averle mai tolte in modo selvaggio, però effettivamente se adesso sono così poche vuol dire che a un certo punto della mia vita ho utilizzato un po' troppo la pinzetta, ma ho tipo un vuoto di memoria su questa faccenda. Quindi per me 2 minuti sono appunto il minimo. 5 minuti invece per quando ho un po' più di tempo, 10 minuti proprio per prendermela comoda e fare proprio tutti i miei passaggi, farle belle e precise. Questo video è in collaborazione con Rimmel, la loro nuova brow boutique, quindi alcuni prodotti pensati appositamente per le sopracciglia. Vi farò vedere la brow pomade, vi farò vedere il brow shake e l'highlighting pencil e altri prodotti che ho mixato tra di loro. La cosa importante, infatti, quando si fanno le sopracciglia è veramente trovare la combinazione che più ci piace, che faccia sì che le sopracciglia vengano velocemente bene, ma anche che durino a lungo, perché per me quella è la cosa più importante. Uscire di casa, sapere che dopo 2-3 ore, 4 ore le sopracciglia sono ancora lì intatte, soprattutto perché, vedete, a me piace comunque farla abbastanza folta rispetto alla mia forma originale. Un'altra cosa importante, mi raccomando, non fissatevi troppo sul fatto che debbano essere perfettamente identiche, perché il nostro lato destro è diverso dal nostro lato sinistro. Le sopracciglia, stessa cosa. Alcune hanno le sopracciglia un po' più lunghe da una parte, altre hanno le sopracciglia un po' più alte da una parte, quindi cercate di farle il più simile possibile, ma senza fissarvi troppo, perché appunto non ha senso. Come si dice, le sopracciglia devono essere sorelle, non gemelle. A parte questo, vi lascio al video, fatemi sapere quale delle 3 tecniche è la vostra preferita. Ciao bellezze! Partiamo con i 2 minuti. Allora, prendo la brow pomade e io lo utilizzo con un pennellino per essere più precisa. Se avete però le sopracciglia un po' più folte delle mie, non ci vuole tanto, potete andare direttamente con il prodotto. A me invece piace proprio prendere, perché come vedete scrive bene, ma allo stesso tempo anche fissa le sopracciglia, in quanto avendo della cera all'interno è come proprio se andaste a mettere della lacca o del gel. Quindi perfetta anche per quelle ragazze che hanno le sopracciglia che tendono ad andare in giù. Ovviamente quando ho poco tempo cerco un colore intermedio e ne uso uno solo. Quindi non faccio varie sfumature, ma utilizzo un solo colore. Sono passati 2 minuti. Questo quindi è il risultato dopo 2 minuti, quindi circa 1 minuto per sopracciglio. E a me piace come risultato, è una di quelle cose che sto facendo ultimamente molto spesso, perché mi permette di essere velocemente fuori di casa, ma soprattutto il fatto che sia un prodotto waterproof e a lunga tenuta fa sì che rispetto magari ad altri prodotti che utilizzavo in passato, come matita o altro, io non abbia bisogno di metterci sotto il primer perché durano comunque tutto il giorno. Questi sono i due colori, cioè abbiamo il light e cioè abbiamo il medium. E questo è il risultato in 2 minuti, quindi sopracciglia in 5 minuti. E io vado ad usare il brow shake, che va appunto, come dice il nome, shakerato, e è una polvere a lunga tenuta, anche qui waterproof. C'è questo pennellino piccolino, vedete che scrive molto bene. A me piace comunque utilizzare il pennellino, sempre perché nel mio caso, avendo appunto poche sopracciglia e con una forma non proprio molto definita, riesco ad essere più precisa. Però essendo piccolo il pennellino, molto spesso le faccio anche direttamente andando a disegnarle in questo modo. Poi io prendo sempre il mio pennellino, prendo un po' di prodotto e vado a renderle un po' più definite. Questa è la colorazione light. Il bello di questa polvere è che anche qui non servono primer, perché anche questa è a lunga tenuta e waterproof, quindi si può andare direttamente. Sapete che spesso invece le polveri non sono molto pigmentate e quindi bisogna per forza usare qualcosa sotto, in questo caso non serve, perché come potete vedere scrive benissimo. Vedete, se ho un po' più di tempo mi piace comunque lavorare un po' di più alla forma, andare pian piano ad allungare la codina. Quindi non solo seguo il disegno delle mie sopracciglia, ma vado leggermente ad alterarlo, anche se di norma a me non piace alterare troppo la forma delle sopracciglia, perché altrimenti dovrei andare sotto a toglierle per poter cambiare completamente la forma, altrimenti si vedrebbe magari la doppia codina o comunque i peli in eccesso che escono. Dopo aver utilizzato il brow shake, vado a prendere
l'eyebrow pencil e con dei piccoli tratti verso l'alto vado a creare dei piccoli peletti finti come. E mi ricordo sempre di pettinare, che è la cosa più importante quando si fanno le sopracciglia, per far sì che sembrino naturali, altrimenti si vedono i tratti netti. Quindi vanno sempre pettinate a prescindere dalla tecnica che voi decidiate di utilizzare. Vado a prendere ancora un po' di brow shake. E un'altra cosa interessante, ho scoperto che utilizzandolo bagnato, quindi bagnando il pennello e prendendo un po' di brow shake, il tratto diventa ancora più scuro. E quindi se non avete una matita potete anche in questo modo andare a creare dei piccoli peletti. Giusto in tempo. Ta-da! Giusto un secondo in più. Tac. E voilà. In questo caso abbiamo quindi utilizzato due prodotti, il brow shake e l'eyebrow pencil. E abbiamo creato un look un po' più definito, in quanto appunto abbiamo i peletti disegnati con la matita, una coda leggermente più lunga e un risultato comunque a lunga tenuta e waterproof anche in questo caso. Quindi perfetto per chi deve poi uscire e sta tutto il giorno fuori casa. 10 minuti, qui abbiamo proprio tempo. E vado ad utilizzare il kit per sopracciglia. Qui all'interno c'è da una parte la pomata colorata e dall'altra un prodotto in polvere. A me piace tanto perché questa pomata scrive, quindi non solo va a fissare le sopracciglia e funge tipo da primer, ma proprio si possono disegnare tranquillamente. All'interno ci sono anche il pettinino e il pennellino, quindi se si è in caso di emergenza in giro si possono utilizzare. Vedete che si proprio scrive. Molto spesso le cere che sono contenute all'interno dei kit non scrivono molto, sono più magari trasparenti. In questo caso adesso con la cera andiamo proprio a, vedete, a disegnarle. Anche la cera la pettiniamo e sopra andiamo a fissarla con il prodotto in polvere. Quando faccio le sopracciglia, soprattutto sottotempo, vedete che inizio prima dalla parte esterna, prima di andare a riempire l'interno. Quindi prima cerco di dare la forma che vorrei alle sopracciglia. Uso la pomata e poi uso la polvere per fissarle. Mi ricordo sempre di pettinarle. Per renderle ancora più definite vado a prendere l'highlighting pencil. Questo è il colore sul rosa opaco. Di solito lo vado a mettere nella parte finale, appena sotto le sopracciglia. E con un pennello vado a pulire, vedete, il contorno. Parto dalla parte finale perché è la parte dove voglio più colore, poi dopo parto verso la parte interna, in questo modo, sfumando. Però in questo modo le sopracciglia vengono più definite e pulite. Un po' lo metto anche sopra, non troppo, altrimenti diventa troppo innaturale. Una volta che ho messo l'highlighting pencil, vado a sfumare. Infine, per fissare ancora meglio le sopracciglia e dargli ancora più volume, riprendo il Brow This Way Pomade e col pennellino vado proprio a prelevare un po' il prodotto, che viene via molto facilmente, vedete? Potete anche utilizzare il mascara per sopracciglia, però ho trovato che questo modo rende le sopracciglia ancora più folte e mi piace molto. E vado a pettinarle, così le fisso ancora di più e do volume. In realtà ho finito anche prima dei 10 minuti, solo che il problema è che quando si ha tanto tempo si torna sempre indietro, si sta lì, ah, facciamo ancora un po', facciamo ancora un po'. Però in realtà 10 minuti devono ancora finire. Vediamo quanto manca. Manca ancora un minuto! Quindi in realtà l'abbiamo fatta in 9. E direi che a questo punto sono a posto perché a me come risultato piace, vedete? Voilà! Ta-da! Questo quindi è il risultato in 10 minuti, vedete che sono più definite, abbiamo messo anche l'illuminante. Adesso ovviamente se dovessi andare a truccare l'occhio metterei un po' di correttore per andare a rendere più graduale
questo stacco che c'è tra l'illuminante e adesso dove non c'è niente, perché non c'è niente, e abbiamo sopracciglia più folte, più definite, però comunque anche in questo caso a lunga tenuta e waterproof. Mi sono leggermente truccata gli occhi perché soprattutto con le sopracciglia da 10 minuti, quindi sopracciglia un po' più intense, serve un po' di trucco perché altrimenti, soprattutto sul mio viso, sembrano sempre troppo grandi. Invece col trucco, almeno a me come risultato piace tanto, sono un po' più definite, mi danno un po' più di carattere, insomma, rispetto al solito. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti qual è il metodo preferito, 2, 5 o 10 minuti. Ricordatevi di condividere e mettere like. Alla prossima, ciao!